Nilva! Bravi! Nilva! Perché scusami, ma io non so da che parte prenderti. Prendimi tutta, sì, mi vuoi a pezzi. Cara Milva, io ti vorrei dire che il tuo ritorno fa suonare nel mio cuore i campanelli dell'emozione. I campanelli dell'emozione? Ma cosa dici? No, è scritto bene, è proprio scritto nel copione. È scritto nel copione, i campanelli dell'emozione. Ma chi è che inventa queste frasi? No, per carità, ma chi ha inventato? Queste l'avranno copiato direttamente da Cozzano, da D'Annunzio. Figurati se arrivano a pensare tante cose. Addirittura? Senti, Oreste, ma se tu dovessi presentarmi, che parole useresti invece? Ah, io semplicemente direi Milva e scapperei. Vieni qua, non sei gentile. No, lo faccio per metterti a tuo agio, siccome tu... Sei andata a dire che non si capisce quello che dico? Ma no! E allora io volevo togliermi di mezzo per non coinvolgerti nella mia incomunicabilità. Ma dai, Oreste, io non l'ho mai detto. Davvero? Ma ti giuro che io questo non l'ho mai detto. Ah, ecco, allora io ho fatto malissimo a non mandarti i fiori a Berlino e in tutta la Germania per i tuoi trionfi. Non ti ho mandato telegrammi di complimento per le tue prestazioni all'Opera di Parigi. Oh, come mi pento. Ah, beh, c'era una ragione allora. Sì, ma sei sicura di non aver parlato male di me? Mai. E poi senti, Oreste, io ti capisco benissimo. Tu sei chiarissimo, comprensibilissimo. Tu pensa che io ho degli amici in Brianza. In Brianza, che dicono: meno male che in televisione c'è Oreste Lionello, perché tutti gli altri non li capiamo. Meglio di così. Io questo mi scommuovo, che mi fa sentire una sfibrillazione nella continuità spettuosa che in giorno tu confronti come disgiungimento. Adesso io non capisco più, però. Cosa dici? Ce l'hai con me? Ma no, che non ci vieni qua! Scusami tanto, io tutto questo inverno, questi inizi di primavera li ho passati a studiare l'italiano proprio per farti contenta, ecco. Bene, allora cos'è da dirmi di bello? Ecco, io direi di bello soltanto questo. Milva interpreta una canzone di Cassano e Bruno Lauzi dal titolo Notte per tutti, italiana con Milva. Con una luna.
plastica, coi tedeschi che si gonfiano di fragole, di gelati e birre fresche a Cesenatico. Ma in Sicilia anche col buio il mare italiana. Per questo scherzo, ma adesso io vorrei partecipare ad una cosa seria. Seria. Io vorrei, cara Milva, renderti madrina. Madrina? È una cosa seria, madrina? Sara! Ecco qua, questa. Lei è Sara? Sara, tanto. Carina! Ciao, Sara! Fine primo tempo, stavate nell'incontro di Sara Carson che si dichiara confusa e onorata del fatto di partecipare ad uno show che ha te come vedette. Beh, adesso siamo in due. Oh, sì, Sara è molto contenta. Milva, molto, molto brava. Oh, grazie. E Sara, come si dice, molto emozionata. Ma Sara, tu devi essere solo contenta come lo siamo noi e andrà tutto benissimo, vero? Molto preoccupata, Sara non sa se è giusto per voi. Ma senti un po', ma come parla? Parla come i re, come il Papa. No, il fatto che io le ho insegnato l'italiano quando lo stavo studiando, sembra indiano. Insomma. Ah, ecco perché tu sei un rovina ragazze americane. Sara? Sì. With me. Ti insegno io l'italiano, inglese. Certo. Ah, no, sì. L'italiano ti insegno, naturalmente. Sì, e Milva padrina di Sara. No, forse è meglio dire madrina di Sara. Okay. Sì, vai, vai. Salutiamo. Ciao, Oreste. Like this. Milva. Like this. Ciao, Oreste. Vai, vai, vedrai che accento ti insegna. Der Mensch, wie stark, wie viel Ängste, wie viel Druck kann er tragen? Alles, weil, alles.